Ciao, benvenuto in questo nuovo video. Io sono Carlo, sono un insegnante di basso. Oggi andiamo a vedere in quattro parti questa strepitosa canzone Afterlife dei Red Hot Chili Pepper. Strepitosa la parte di basso, perché comunque vedremo con quattro groove davvero molto personali, molto belli, con tiro, veramente. Devo dire che Flea non si smentisce mai, infatti è un bassista secondo me fantastico, e se ascolti tutto l'ultimo album ci sono come al solito delle chicche di basso pazzesche. Ma andiamo a vedere una per volta. Andiamo ad analizzare questo primo riff, che poi è quello portante, diciamo che metà pezzo è fatto su questo riff ripetuto, sulle strofe principalmente. Allora, noi partiamo dal Fa dobbiamo scendere Fa, Mi, Re e Do come note. Ok, partiamo da questo Fa, tasto 3 della corda di Re, e facciamo Fa, Mi, Re, staccato, e poi un altro Re. Sul Do ci cadiamo dopo, mettiamo ancora una ghost e poi il Do. Quindi dopo, allora ho fatto Do e Mi, poi abbiamo il Do diesis e Sol. Attenzione che questi sono sedicesimi, quindi attenzione alla lettura ritmica. Deve suonare ta 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 ta. Poi dopo questo Do diesis e Sol possiamo prendere tutta a mano ferma, quindi è un ottimo esercizio ritmico, è un ottimo esercizio anche per la mano. Partiamo con il dito 2, 1, 4, 2. Poi il Do diesis lo prendiamo con il 3 e il Sol col 4. Quindi andiamo a utilizzare tutte e quattro le dita, un ottimo esercizio tecnico, e se sei un po' spigliato con le dita riuscirai sicuramente a farlo, altrimenti se inizi a giocare spostando diventerà poi molto più difficile, quindi esercitati in questo modo. Attenzione all'ultimo Fa, andiamo a prenderlo in levare di sedicesimo, quindi questo qua, un Ta, deve arrivare prima del suono della cassa del 2. Rallentiamo un pochettino la parte e andiamo a provare a suonarcelo, quindi mettiamo con Moises, andiamo a 80 bpm, lo rimettiamo da capo, proviamo a suonarlo insieme. Allora, nella seconda battuta è tutto abbastanza uguale, attenzione proprio a questo spostamento, che il Fa arriva a cavallo tra la prima battuta e la seconda, quindi dà questa idea di anticipo. Il Mi e il Re però qua sono esattamente come l'altro, come la prima battuta, quindi ritorna a essere come prima. Le note sono le stesse, le ghost le stesse. Attenzione anche all'ultima ghost che viene suonata a fine della seconda battuta, che è quella che ti riporta a suonare il Fa in battere, quindi secondo me è molto importante ritmicamente. Proviamo ancora a suonarcelo una volta, te lo rallento ancora un pochino. Proviamo. Levare. Battere. Levare. Battere. Secondo giro, questo bellissimo è fatto a bicordi.
Per semplificarlo, pensiamolo così. Noi abbiamo bicordo di Fa maggiore. Quindi andiamo a prendere le note Fa e La e poi ci metteremo come abbellimento la sua quinta, cioè il Do acuto. Qua il Fa è al tasto 15, tasto 14 e tasto 17. Dopo spostiamo questa impalcatura sul Do maggiore, quindi andiamo a prendere Do e Mi e ci mettiamo il Sol come abbellimento. Poi Mi bemolle maggiore. Quindi prendiamo Mi bemolle, Sol e Si bemolle e poi il Si bemolle maggiore. Nel Si bemolle, che è l'ultimo, è quello che ti trovi a fine della battuta 2, quindi 8 e 7, la prima volta lo facciamo così, la seconda volta invece, quindi a battuta 4, facciamo questa discesa dopo aver preso il bicordo. Andiamo a fare questa discesa dal Si bemolle, qua in partitura è segnato come La diesis, però si tratta comunque della stessa nota. Quindi andiamo a prendere tasto 15, 14, che è la naturale, Sol, Fa e Re. Attenzione qua anche un pochettino alla lettura ritmica, anche se tu vai dietro alla parte non dovresti avere problemi perché il basso poi si sente molto bene, anche se io qua con Moises l'ho tolto, però lo suoni a noi, se no si ascolta molto bene ritmicamente. Quello che faccio io nella quarta battuta, qua, faccio attenzione a mettere questo Sol sul terzo quarto imbattere sul suono della cassa. Mi fa un pochettino da aiuto ritmico per essere giusto nei quattro quarti. Proviamo ad andarci a suonare un po' più lento, lo rallentiamo un pochettino e andiamo a suonarcelo insieme. Primo, riparte. Quindi attenzione anche a una cosa che non ti ho detto. Prima abbiamo, quindi io lo penso, Fa, Do, Mi bemolle e Si bemolle, tutti maggiori. Il secondo giro va a mangiarmi un accordo, cioè Fa, Do e poi va subito su Si bemolle per poter fare poi questa discesa sul terzo e quarto della quarta battuta. Terza parte, questo qua è il bridge. Secondo me è la parte più difficile tra tutte. Innanzitutto parte in levare, quindi nella partitura che trovi qua, questo in realtà è il battere, ma prima andiamo a prendere gli ultimi, un quarto e mezzo, diciamo l'ultimo quarto, per fare questa figurazione, che è quello che lancia un pochettino il tutto. Il La iniziale che trovi qua nel levare del terzo quarto, in realtà io non lo vado a suonare e non mi sembra neanche di sentirlo suonare da Fli. Quindi entrerei direttamente nel levare di sedicesimo e sarà poi più facile a fine giro quando si ritorna sopra riprenderlo. Però se vedi questa figurazione qua c'è a ogni fine battuta. Tararara, ta ta ta, poi la seconda parte, ta ta ta, terza parte, sul terzo è ritmicamente simile,
ma come note vedremo poi che va in giù anziché andare in su, quindi ha delle note diverse e poi il quarto sarà il rilancio della prima parte. Quindi dopo questo, ecco, io come diteggiatura vado a usare 3-1, Re, Sol, Re e poi entriamo sul Fa Sol. Qua andiamo a prendere la prima in Emmeron, Fa e Sol. Quindi attenzione alla lettura ritmica. Tui, ti, 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 ri, ri, ri. Poi abbiamo di nuovo. Tu, ti, tu. Ecco, io questo La, quindi vado a lasciare questo Sol un pochettino più lungo oppure una pausa. Tada. Tutti, tutti. La seconda parte ritmicamente uguale alla prima, però ci andiamo a spostare. Il lancio è fatto uguale, sempre re, fa, re. Però poi ci spostiamo con l'uno, andiamo a prendere il sole la. Poi ritorniamo qua, rifacciamo il lancio di prima, re, fa, re. Ritorniamo sul fa sol. Qua questo Fa Sol potresti prenderlo già o in slide oppure dopo questo Sol qua. Ta, ta, ta. Dobbiamo spostarci con l'1 perché dopo andremo a prendere le note La, Sol, Fa che ci servono Sol, Fa, Mi per scendere sul Mi. Quindi devi trovare un punto qua dentro per andare, anziché Fa Sol 1-3, andare con l'1 poi sul Sol, perché ci servirà qua, perché altrimenti poi con i sedicesimi qua sarà troppo difficile spostarci al volo. Si può anche fare, per carità, però è più difficile e più facile poi sbagliare, quindi fai attenzione. Il Mi su cui cadiamo, mi, e poi rilanciamo. E poi riparte da capo. Suoniamoci anche questo un pochettino più lento insieme, se ti va. Portiamo la velocità un po' più giù. E partiamo con questo frammento. Adesso hai sentito lo stacco finale che becca questi levare di sedicesimo, sarebbe poi a fine bridge. Però funziona più o meno così. Questo non è facile, però mettitelo lento, mettiti una batteria lenta, fai caso al ritmo e vedrai che piano piano riesci a portarlo su. Ultima parte, bellissimo al finale sotto l'assolo di chitarra. Flea anche qua trova un modo molto personale, unico per accompagnare. Quindi, dove ognuno di noi avrebbe fatto una ritmica, lui va a fare dei bicordi discendenti molto belli anche qua. Io per individuarli, per riuscire a suonarli, li penso così. Allora. Questo qua lo penso come un Fa maggiore, nel senso che vado a prendere il Fa, nota al tasto 13 della corda Mi, sono sempre agli estremi delle corde, quindi su quattro corde, corda 4 e corda 1. Vado a prendere il Fa basso e La acuto, questo qua mi va a fare praticamente un bicordo di Fa maggiore, potrebbe essere, io li penso in questo modo, Fa La. Il secondo va a prendere un Re minore, quindi Re Fa naturale. Vado a tasto 10, 10 e 10. Il terzo Do maggiore, Do e Mi. Quindi praticamente i maggiori vado a farli indice e anulare, spostati di un tasto, mentre i minori sono allo stesso tasto, sempre indice anulare, 10-10 nel Re minore, 8-9 nel
nel Do maggiore. Maggiore. Fosse stato Do minore, sarei sceso con questo e sarebbe andato qua. Quindi, ricapitolandolo fino a qua, La maggiore, Re minore, Do maggiore, e mi manca un bel Sol minore sopra, Sol e Si bemolle, tutti al tasto 15. Dal Fa, adesso li chiamiamo per bicordi, dal Fa al Re, andiamo con uno slide. Come vedi anche scritto in partitura, dal 13-14 andiamo al 10-10 e lo stacchiamo. Quindi questo ti-u-ta-ta. Dopo che ci siamo arrivati, la prima nota staccata è questa e poi arriverà questa. Molto importante qua, per me almeno, è battere il tempo. Va un po' a simularmi quello che è poi il rullante e quindi mi fa tenere bene i quattro quarti. Proviamo ad andarci a suonare insieme anche questo.